Ciao a tutti, oggi è venerdì 14 giugno, sono circa le 12 e mio padre ha fatto il primo raccolto di fiori di zucca. Ovviamente la voglia di pizza è immane, ma non ho nessuna voglia e intenzione di accendere il forno. Oggi la proverò, preparerò in padella insieme a voi. Fino a qui, oltre che a cuocerla in padella, non ho sporcato nulla, ho inserito tutti gli ingredienti direttamente nella padella. Ora cercherò di spiegarvi come ho fatto. Bicchieri di acqua calda, ho sciolto un cucchiaino di sale. In un bicchiere di farina ho inserito un cucchiaino di lievito per salate. In una bella padellona grande ho inserito 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Ho inserito l'acqua, ho inserito la farina, ho inserito circa 20 fiori e ho inserito 50 grammi di galbanino. L'ho cotto per 5 minuti a fiamma abbastanza viva. Dopodiché, sempre con il coperchio, dopodiché ho inserito una manciata di olive, una manciata di pomodorini. Hanno continuato a cuocere per 10 minuti. Dopodiché la nostra pizza di fiori è pronta. A questo punto potete mangiarla calda, fredda, sotto l'ombrellone o in piscina. Vi assicuro che è buona, buona, buona.